ti avevo detto? D'ora in poi non ci spaventeranno più i vostri finti fantasmi. Coraggio, ragazzi, andiamo. Il premio ci aspetta. Non serve a nulla, altezza. Sono a prova di fantasma. Aia! Non rinuncerò al mio intento fin quando non li vedrò tremare come dei budini. A quanto pare a Kirby non passa neanche per la testa l'idea che dei terribili fantasmi ci possano attaccare in questo boss. Vorrei tanto che la mia testa fosse vuota come quella di Kirby. Almeno lui non si spaventa. Che cosa ti succede? Ho paura, c'è qualcuno che mi sta tirando per i pantaloni. Stai soltanto cercando di spaventarmi. Non sta scherzando, Tim, non riesco a muovermi. L'hai visto? Sei riuscito a vedere il fantasma? Guarda che era soltanto un ramo. Che figuraccia. Fermi. Cosa c'è che non va, Tiff? Ho sentito qualcosa. A te sembra un suono familiare. Qui c'è qualcosa di molto strano. Qualcosa come un... Come cosa? È dietro di te! Dietro di me? Oh! Non penserai che anche questo fantasma sia un fantoccio? Può darsi che lo sia, ma è molto reale! Bene, ci siamo riusciti! Lasciami stare! Vattene via, parassita! Lasciami! Cosa sta dicendo? Ehi, un momento! Bene, c'è anche Kirby. È il momento di terrorizzarmi. Io lo conosco, questo fantasma. Se n'è andato! Per forza! Quello non era un vero fantasma, era solo un buffone vestito da fantasma. Ho dato fondo a quasi tutti i nostri stratagemmi. Kirby ha un aspetto inoffensivo, ma quando meno te l'aspetti ti mette in difficoltà. Sire? Ehi, sembrerebbe scomparso. Maestà, dove mi siete cacciato? Rispondete! Mi serve il fantasma più spaventoso che ho. Con il mio costume riuscirò a terrorizzare Kirby, eh? Oh, eccomi! Sono io, altezza! Ho un leggero mal di testa! Sei tu, Escargù? Era ovvio che non ci potesse essere nessun fantasma nel bosco. Posso stare tranquillo? Li abbiamo sistemati. Hanno tentato di spaventarci, ma alla fine noi li abbiamo reso pan per focaccia. Speriamo che questa notte non ci riservi altre sorprese, eh, Kirby? Finalmente siamo usciti dal bosco. E laggiù c'è il cimitero. Pensavo che la parte peggiore fosse passata, ma questo posto è addirittura più spaventoso del bosco. Sì, è vero. Queste frecce devono essere state messe per condurci dove il signor Curio ha sotterrato il tesoro. Ehi, Kirby sì che ha lo spirito giusto. Anche noi dovremmo prendere esempio da lui. Hm.
Kirby deve essere sepolto qui sotto. Guarda, eccolo! Lo abbiamo trovato! Sei stato tu a condurci fin qui. Lo devi aprire tu. Oh? Cos'è quello? Hai dimostrato di avere coraggio. Porterai questa medaglia con orgoglio. Che cosa? Pensavo che ci sarebbe stato qualcosa di meglio. Questa è una vera presa in giro. Non valeva la pena di essere terrorizzati per così poco. Però Kirby è molto felice. È la prima volta che lo vedo così entusiasta. Se rimaniamo fuori con questa pioggia ci ammaleremo tutti. Beh, sicuramente non desidero accamparmi in un cimitero. E quindi dove dovremmo andare? Guarda là, c'è una casa. A te sembra di averla già vista. No, non mi pare proprio. Questa è una vera fortuna. Possiamo ripararci in quella casa finché non smette di piovere. Buona idea. C'è qualcuno? Riuscite a sentirci? Potete farci entrare, per favore? Credo che qui non ci sia nessuno. Ma è aperta! Bel posticino! Meglio rimanere fuori sotto la pioggia! So che non dovremmo entrare in una casa sconosciuta da soli, ma con noi c'è Kirby! Sì, ma io ho un pessimo presentimento su questo posto! Insomma, non potrebbe essere una casa stregata! Una casa stregata? Ma è ridicolo! Su, coraggio, entriamo! Va bene, torno subito! Taff! Che cos'hai da urlare tanto? Scusami, ti avevo scambiato per un fantasma. Un fantasma? Kirby e Tiff sono intrappolati in una casa stregata. Ma non ci sono case stregate da queste parti. Ti assicuro che ce n'è una, Metanite, laggiù! Mi chiedo chi ci possa essere dietro a questa storia misteriosa. Mostrami dove si trova la casa stregata. Da questa parte! Oh. Non c'è niente di cui avere paura, Kirby. Sappiamo bene che i fantasmi non esistono. Secondo te quello cos'è? Cosa si nasconde dietro a questi sinistri fantasmi? Riusciranno Kirby e i suoi amici a cavarsela? Lo saprete nella prossima puntata. Rombando
e si trasforma. Kirby ha dei grandi nemici, Kirby, e due piccoli amici, Kirby, due bambini.